Bella a tutti ragazzi da Virco, bentornati su Gameplay Channel e su Farmer Dynasty. Allora amici, proseguiamo la nostra serie su Farmer Dynasty. Io appunto non avevo salvato la partita, diciamo dopo che avevo provato a dormire una settimana perché non so cosa succede, non sapevo cosa sarebbe successo, sinceramente avevo paura di un disastro. Quindi adesso, visto che non è successo nulla, ho appunto ridormito una settimana, così da mandare avanti, diciamo, la crescita del nostro raccolto che appunto abbiamo seminato. Quindi intanto riacchiappiamo le uova, che come al solito qua le nostre galline ne fanno uno sbotto assurdo, quindi anche qua facciamo qua, ok, no, prendimele, ok, basta, non ce n'è più, no, direi di no. Perfetto, allora adesso direi di andare a mungere le vacche. Dunque, andiamo un attimo prima qua a prendere il fieno, così intanto comunque gli do il fieno, che qua è anche già aperto. Dammi una balla, grazie. Comunque andiamo a dare un'occhiata ai nostri campi, adesso che appunto è passata in realtà una settimana. Dovrò mettere via un po' di macchinari qua e li ho tutti in mezzo alle balle. Poi vedrò di sistemarli, ragazzi, con calma, off camera. Vedrò di sistemarli perché non ho sinceramente avuto neanche tempo di farlo. Allora, quindi questo campo qua abbiamo visto che dormendo una settimana inizia quantomeno un pochettino a crescere. Purtroppo non mi dà ancora assolutamente quanto diciamo sta crescendo. Credo però di non poterci più passare sopra col trattore perché mi sa che vado a distruggere. Quindi se volessi letamare, sliquamare ancora il campo, se però io ci... Eh sì, no, cavolo, lo distruggo. Porca miseria. No, ok, ho voluto fare questa prova nell'angoletto lì, vabbè, fa niente, però volevo farla perché mi era venuto il dubbio, per cui ragazzi, se dovete sliquamare i campi e fertilizzarli, fatelo ovviamente prima di seminarli, perché se inizia a crescere la cultura, poi ovviamente non potete più farlo. No, ma ce la faccio io agganciare? Oh, grazie. Ok. Allora, cosa voglio fare quest'oggi? Innanzitutto voglio iniziare a preparare questo campo con il coltivatore. Mi evito l'aratura, ragazzi, intanto vi faccio vedere che è possibile fare anche questa cosa. Ovvero, noi possiamo preparare direttamente i campi. Vedete, e lui ci dice che ok, puoi farlo e quindi puoi comunque preparare il campo solo con il coltivatore, però guarda che ti crescerà un po' meno raccolto. Quindi se noi lo ariamo o lo erpichiamo, anzi lo erpichiamo, scusatemi, senza ararlo, lo possiamo fare un po' come su farming, se abbiamo ad esempio l'aratura necessaria attiva. Però ci crescerà ovviamente molto meno, cioè ci crescerà comunque un po' meno raccolto rispetto a un campo invece preparato a dovere, quindi arato e poi erpicato barra coltivato. Però io sinceramente mi voglio evitare l'aratura perché comunque è molto più lunga, francamente, rispetto alla coltivazione. Quindi, raga, abbiate pazienza, ma sto campo me lo faccio così perché sennò veramente non mi passa più. Quindi ci coltiviamo il nostro... Ma hanno aggiunto... Ma che animali sono questi? Oh, ok, no, aspettate, questi animali qua non c'erano, ma non sono miei. Che cavolo ci sono, i cervi? Ok, sì, c'era stato un aggiornamento, ma io sinceramente non l'avevo neanche visto l'aggiornamento. No, scusate un secondo, fammi scendere. Ma che diavolo? Wow, cervi cinghiali? No, figa questa cosa. No, vieni qua, cinghialo. Vieni, cinghialo, ci voglio provare anche col cinghialo. Qualcuno mi ha... Ok, non c'è... What? Ok, mi sono mangiato il cinghiale. Credo di essermi mangiato il cinghiale semplicemente passandoci attraverso. No, bellissima questa cosa che hanno aggiunto anche gli animali selvatici. C'è stato un aggiornamento effettivamente, ragazzi. Non avevo visto ancora che cosa avevano aggiunto, però noto che a questo punto hanno aggiunto anche gli animali selvatici. Beh, figa veramente questa cosa, bella, dai. Mi ci vorrà un bel po', a finire il tutto. Poi andremo anche a controllare, ragazzi, sulla mappa se è cambiato qualcosa dall'ultimo aggiornamento, anche se non credo, però adesso comunque poi andiamo a controllare. Ok, allora facciamo così, andiamo giù, vai.
Ok, ormai questo campo l'abbiamo quantomeno coltivato tutto, siamo al 98%, quindi con questa striscia qua dovremmo tranquillamente arrivare al 100%. Ok, tiriamo via anche questo po' di colza che era rimasta. 100%, perfetto. Allora, coltivato e coltivato completamente. Riusciremo a sliquamarlo? Ah, qua mi aveva lasciato questi pezzettini. Aspettate che li tolgo, che non mi piace vederli qua, sinceramente. Quindi tiriamoli via un attimo. Ok, vai, perfetto. Chi lo sa se riusciremo a utilizzare a sliquamarlo completamente. Boh. Vai, prendiamoci tutta la nostra colza. Abbiamo 4000 kg. Vai, vai, che ne abbiamo un bel po' da vendere. 4200 kg di colza. Nel silo ci sono ancora altri 2657 kg. Perfetto, allora vediamo un attimino dalla mappa. Non mi pare sia cambiato nulla a vederla così. Qua ho sempre la lama che poi dovrò andarmi a prendere. Allora, vediamo un attimo quanto la pagano la colza. Dovrebbe avere un ottimo prezzo, quindi iniziamo a mettere il simbolino qua all'agromercato. Ce la pagano 792 euro la tonnellata, che al momento è diciamo il secondo prezzo più alto. Quello che ci pagano di più sono i piselli, che magari proverò a seminare anche in questo campo. Più che altro ho paura di rimanere a secco col fieno per le vacche. Non credo, perché ne abbiamo tanto, però vediamo, magari qua possiamo provare a fare i piselli e poi vedremo. Vedremo magari quando trebbieremo l'altro campo, lì di farci nuovamente del fieno. Si potrebbe anche fare così. Vai, andiamocene a vendere tutto questo bel carico di colza e vediamo un attimino quanti soldi. Chi è quello che corre? Oh! Ah, giovane, dove stai a correre tu? Ma chi è questo che corre? Ehi, ciccio, aspetta un po'. Allora, stai un attimo qua. Ma, e mi dà l'impalcatura. Ma porca, chi sei tu, zio? Uè, Oliver! Ne parliamo dopo? Oh, bastardaccio! T'ho risistemato praticamente tutta la stalla. Cura di parlare, ok. Good morning, friend. Con le buone vedete che si ottiene tutto. Buongiorno amico, avresti consiglio? Sto cercando lavoro. I politici a cosa pensano? Vabbè, proviamo col lavoro, vediamo se magari ha qualcosa da farmi fare, ma non credo. No, no. Not at the moment. Non al momento, e ti pareva. Va bene, grazie, ci vediamo in giro. See you around. Ok, sì. Ok, piedi come stanno? No, ok, sono sempre storti come al solito, Oliver, per i tuoi piedi mi spiace, ma non c'è cura. Va bene, quindi direi, Oliver, se ti levi, se no ti tiro sotto, Oliver, sboom! Oh, la madonna, Oliver, e chi cacchio sei, Robocop? Mi ferma un trattore, guarda! Non si muove di un millimetro! E mi saluta anche, no, bellissima sta cosa! Scena epica! Sui piedi, vediamo se così te li raddrizzo, Oliver. No, non ce la fa. Niente, Oliver, sei Robocop, ok. Sì, ciao. E te li pesto anche i piedi, guarda. Bellissima sta cosa. Abbiamo scoperto che Oliver in realtà si chiama Alex Murphy. Vivo o morto, tu verrai con me. E mi saluta. E vabbè, saluta Massorrata, va. Abbiamo capito, ok, fantastico. Però sto gioco, ragazzi, con i suoi bug regala veramente di quelle perle impagabili, davvero. Come l'UFO del precedente gameplay, se non l'avete visto andatevelo a guardare perché è stato epico. Qua siamo al punto di scarico dell'agromercato. Dovremmo fare, penso, un po' più di 3000 euro, più o meno. Ok, quindi, perfetto, sta fermo così. Perfetto, solleviamo il rimorchio. Eravamo a 3.600. Guardate qua i soldi come salgono. 6.000. Sì. 6.600. Eh sì, infatti più o meno abbiamo fatto appunto giusto un 3.000 euro. Devo passare un attimo al negozio, in quanto ero curioso di comprare appunto dei piselli. Visto che adesso un po' di soldi li abbiamo, io direi che vado a comprarmi un po' di piselli, così prendo anche dell'altro fertilizzante. Cos'è questo? Wow! Ma c'era un... Cos'è che era? Un gabbiano? In mezzo alla strada? Cavolo, mi sembrava una persona. Ho detto mi fermo e ci provo, perché ormai su sto gioco, ragazzi, provo ci provo con tutte. Praticamente basta che respiri e io ci provo. Mi sembrava veramente una persona. Ho detto vai che ci proviamo. E invece no. Sì, guarda, hanno aggiunto gli animali.
selvatici. Quelli là cos'è che sono? Penso sempre cinghiali e quant'altro. Non so se poi aggiungeranno anche una sorta di caccia per, cioè potremmo andare a caccia o, come detto, ci distruggeranno i campi. Non lo so. No, gli animali quando ci sentono scappano. Vai che piglio il cinghialo, vai che lo piglio. Boh! Ok, sparisce così in una maniera bruttissima. Come lo tocchiamo, il cinghiale si teletrasporta chissà in quale mondo. Penso sull'UFO che abbiamo visto nello scorso gameplay, ne sono abbastanza convinto di questa cosa. Allora, vediamo se qua è cambiato qualcosa. No. Quindi mi comprerei un po' di piselli. Io me ne comprerei un po' perché visto quanto vanno i semi. 1000 kg, dai. Allora, facciamo intanto 1000 kg. Assolutamente sì. Posso comprare anche dell'erba. Sì, perché volendo potrei, mi sa, seminare l'erba. La colza, gran turco, il lupino. Vabbè, dai, intanto iniziamo a acquistare questi. Ok. Dopodiché vediamo se possiamo acquistare qua qualcos'altro. No, qua è rimasto tutto uguale. Quindi mi prenderei magari un po' di fertilizzante. Anche qua facciamo magari un 900, 1000 euro, dai, di fertilizzante, che almeno ce l'ho. Tanto abbiamo visto che lo utilizziamo, ragazzi, quindi e il problema è anche quello. Cioè, capite che poi dobbiamo anche comprare le cose che ci servono, quindi semi, fertilizzante e quant'altro. Per cui, ragazzi, non so io davvero come si può in questo gioco, cioè, arrivare a guadagnare così tanto da permettersi, insomma, una mietitrebbia piuttosto che un trattore di quelli che abbiamo visto al negozio, che costano veramente, veramente una gran bella cifra. Allora, qua dobbiamo fare manovra così. Vediamo di acchiapparla. Allora, questa si dovrebbe riempire in automatico. Aspettate, quanto abbiamo? Sempre il 12%. È comunque un po' poco, cioè per sliquamare tutto un campo non so se ce la facciamo. Perché mi va indietro? Vai dritto così e agganciala. Oh, grazie. Questa mi si riempie in automatico, vedete? Ok, abbiamo caricato già il 12%, 1217 kg. Ma anche questo, ragazzi, come vedremo, è comunque pochissimo. Cioè, queste mucche secondo me dovrebbero aumentare, ma veramente tanto, la produzione. Cioè, secondo me dovrebbero arrivare a fare almeno il 50% in una giornata. O due giornate, proprio a dire tanto. Calcolate che adesso ho dormito una settimana, Non è che ho dormito poco, no, ma qua, aspettate che ce passo più. Ah, cacchio, devo spostare tutta sta roba, ragazzi. Vabbè, facciamo un po' di slalom. Lo so, sì, devo spostare gli attrezzi, lo so. Li sposterò, ragazzi. Cercherò nel prossimo gameplay di spostare tutto. Allora, quindi questo è il nostro campo da sliquamare. Per cui direi di partire, anche se qua, ripeto, faremo veramente, veramente poco. Sono in linea? Sì, più o meno sì. Iniziamo. No, anche perché guardate quanto ne usiamo. Cioè, ne usiamo veramente tanto. Ne usiamo tantissimo. Cioè, ci va almeno, mi sa, il 50. Ma guardate qua quanti cacchio di cinghiali. Oh, cici, fate i bravi, non venite a rompermi le balle, perché sennò veramente vi legno a dovere. Ferma, ok. Cioè, sono già all'8%, ragazzi. Non riesco neanche a fare metà campo. Non lo so, ragazzi, non lo so. Qua le mucche impiegano davvero troppo a fare fertilizzante, cioè a fare liquame. E noi ne consumiamo troppo per metterlo qua sul campo. No, neanche metà campo riesco a fare col 12% di liquame. E quindi con 1000 passachili, guardate. Ho fatto giusto tre passate. E il campo è praticamente sletamato, diciamo, al 24%. Quindi ci vuole davvero, davvero un fottio di tempo. Voglio provare a dormire un'altra settimana. Allora, per sicurezza salviamo, giusto per se sa mai. Ok, aspettiamo che ci arrivi il messaggio che è salvata la partita. Perfetto, ok. A questo punto, ragazzi, io provo a dormire un'altra settimana e voglio vedere cosa succede alla serra e cosa succede al nostro raccolto di soia che appunto abbiamo seminato. Ci sono uova, sì, non me ne frega niente, per adesso le lascio lì, perché tanto è solo una prova, quindi non sto lì a fare né uova né mucche. Per adesso non mi interessa. Fammi solo vedere... cacchio, stanno le mucche? Ah, no, di qua non riesco a vederlo. Vabbè, fa niente.
Allora, qua io lo vedo uguale a prima, ragazzi. Cioè, ho dormito un'altra settimana, quindi sono praticamente passate 2 settimane dalla semina, e infatti il 26 di agosto, e ancora non mi dice quanto è pronto il raccolto. Io sto iniziando a preoccuparmi, ragazzi, ma seriamente. Cioè, quanto può impiegare a crescere un cacchio di raccolto qua? Qua sono pronti, però in compenso abbiamo pronti i pomodori. Guardate qua. Oh, alleluia, alleluia, che almeno qualcosa è cresciuto, almeno la serra. Le zucche sono pronte, abbiamo quindi anche le zucche. Beh, mo, ragazzi, a livello di cibo siamo a posto per i prossimi 10 anni, credo, perché qua avevo veramente seminato l'ira di Dio. Vediamo anche quanto ce le pagano, perché magari può essere anche produttiva la sera, anche se ne dubito, perché avevo già visto che i prezzi di vendita di zucche, zucchini e pomodori erano già molto bassi, quindi calcolate che zucchine, guardate qua, sì, le zucchine anche sono pronte, calcolate che il tipo del negozio ce le paga ovviamente molto meno rispetto al prezzo di vendita, per cui... Allora facciamo una cosa, io un bel po' di roba me la metterei sinceramente qua in dispensa, che almeno insomma ci dà un attimino più di tranquillità, quindi mettiamo di queste, ne tengo qua magari un centinaio. Ok, facciamo sposta in dispensa. Problema è che questo cibo al momento non lo posso cucinare io, perché se io anche vado in cucina, se anche ho il cibo nella dispensa, vedete che non mi fa fare nulla. Abbiamo bisogno di una compagna che cucini praticamente al posto nostro. Quindi, io volevo un attimino provare ad andare qua nell'emporio. E intanto voglio vedere un attimo i prezzi di vendita. Cioè, ad esempio, con 100 zucchine, quanto ci guadagniamo? Boh, chi lo sa. Lo scopriremo solo vivendo. Quindi qua apriamo. Ok, chiudi, va, perché ma qua anche con sto fatto degli animali non è che mi fido molto a lasciare qua tutto aperto. Life? What? Oh, questa è una cosa che non avevo visto negli aggiornamenti. Possiamo accendere i campfire? Ok, e l'utilità di questa cosa? Non ne ho la più pallida idea. Allora, vediamo un attimino qua all'emporio che cosa c'è di Good to see you. utile. Can I help you? Posso aiutarti? Ovviamente sì. Mezzi, semi-fertilizzanti, vabbè, qua non è cambiato nulla. Good to see you. Voglio vedere nel suo negozio se Sure, magari what do ci you vende need? qualcosa di diverso. Che ne so, una canna da pesca? No, canna da pesca assolutamente no. Un tulipano? Ammazza, te le fai pagare però. L'anello? Anello d'argento, anello d'oro, flaccone di profumo, cioccolatini fantasia. 144 euro una scatola di cioccolatini? O tutte e cinque? No, una mi dice 144 euro. Se ne prendo 5, cioè 1000 euro in cioccolatini quasi. Ma te sei veramente malato nel cervello. Allora, magari prendiamoci qualche tulipano, prendiamoci un mazzo di rose e prendiamoci infine anche un bell'anello. Ok, ho speso un po', ma almeno ho le cose pronte. Dunque, gli zucchini ce li valuta 2 euro. Le zucche, guardate, 4,16 euro. E i pomodori, secondo me, 76 centesimi non conviene neanche vendere. Beh, però, cavolo, il latte lo paga 4 euro, non è poco. Se io gliene vendo, tanto ne ho un casino, vendiamogliene tipo 25, già mi faccio praticamente 100 euro e mi sono già ripagato di un bel po' di cose. Se vendo tutte le zucche, mi faccio quasi 200 euro. Buono. Allora, vendiamogliene magari 40, che qualcuna me la tengo che ma magno, perché queste le possiamo ovviamente anche mangiare, gli zucchini vendili tutti. No, beh, dai, ci facciamo comunque un po' di soldi anche con le uova, guardate, se le vendo tutte mi dà 26 euro, cioè non ne vale neanche la pena. Sì, magari un po', ascolta, te le vendo, perché sennò qua veramente vado in giro con la scorta di uova. Ma qua c'è una macchina, questa c'era? Io non me la ricordo, sta macchina qua. Non è che posso magari guidarla, no? Posso comprarla. What? Hanno aggiunto l'old pickup? Ah, ma è nostro! Ah, oh, ok. Hanno risposto, credo, a tutte le lamentele fatte per via del trattore. Quantomeno abbiamo un pickup, anche se vecchio. Mi sa che ci possiamo anche caricare qualcosa.
con cui appunto possiamo almeno muoverci un attimino più liberamente sulla mappa. Che Dio sia lodato, ragazzi, che Dio sia lodato. Oh, così un'altra storia, allora. Quantomeno, ok, che facciamo comunque fatica a fare le cose a livello di veicoli, ma quantomeno sulla mappa riusciamo a muoverci. Quanto fa sto coso? Ok, 45, sì, è tutto un altro mondo, è così. Ok, così si inizia a ragionare un attimino di più. Quantomeno se dobbiamo andare a comprare qualcosa al negozio, come devo fare ora, non ci metto 6 anni e mezzo a muovermi col trattore. Perché sennò veramente in quel caso diventava frustrante. Sinceramente i viaggi su sto gioco erano frustranti. Semi di zucca, però calcoliamo che la vendiamo, aspettate, no, allora aspettiamo un attimo. La vendiamo a, cos'è che ho detto? 4 euro, sì, però in realtà i semi ci costano 3 euro al pezzo. E ok, allora non so quanto convenga così tanto a sto punto seminare la zucca, perché alla fine il nostro guadagno è praticamente di 1 euro a zucca. No, direi che non conviene a sto punto. Io quasi quasi mi compro altre 5 mucche, francamente. Vedo di prendermi 5 mucche, spendo 2000 euro, ma magari vediamo se così con 10 mucche, no, anzi con 9 mucche perché ne posso comprare 4, se con 9 mucche riusciamo, quantomeno a fare un po' più di liquame. La serra a questo punto io non la utilizzo più per il momento, cioè finché i prezzi rimangono quelli. Avete visto che dalle zucche, che alla fine è insomma la cosa su cui guadagniamo di più e che ci pagano di più, alla fine guadagniamo 1 euro. 1 euro a zucca, perché comunque i semi costano 3 euro. Io ho salvato la partita perché voglio fare quest'ultima prova dormendo nuovamente una settimana e vedere che cosa succede in particolare al campo di soia, perché questa cosa dei campi mi inizia un attimo a preoccupare. Con questo sono 3 settimane che praticamente ho dormito, e infatti è il 2 di settembre, quindi sono 3 settimane che praticamente ho dormito. Dopo aver seminato, questo è per capire anche un attimino i tempi di crescita, dei nostri raccolti, perché se no, ragazzi, è un po' un casino. Io qua lo vedo sempre uguale. Non lo so, ragazzi, c'è qualcosa evidentemente che non va. Non lo so, ragazzi, se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Non so se ho sbagliato io qualcosa, ma non credo, perché comunque vedo che avete visto qualcosa. Da che ho seminato è cresciuto, nel senso che qua effettivamente le piantine si vedono. Non so dove vado a vedere che cioè quant'è la percentuale di crescita. Questo non riesco a capire, perché comunque non può essere che impieghi così tanto, ragazzi. Secondo me non è possibile. Non è davvero possibile che impieghi così tanto a crescere. Non lo so. Vabbè, comunque, ragazzi, voi ovviamente fatemelo sapere nei commenti se lo sapete quanto cavolo impiega. Cioè, è cresciuta prima la roba della serra che non il campo, non lo so. Mi sembra veramente un tempo troppo troppo eccessivo. Quindi fatemi sapere se magari ho sbagliato io qualcosa. Ma non credo, perché qua vedo che comunque qualcosa sta venendo su. Però poi si è bloccata la crescita. Quindi non so. Non lo so, non so appunto quanto tempo assolutamente impiega a crescere questo campo. Fatemelo sapere. Se ovviamente lo sapete nei commenti, mi raccomando, comunque continuate a sostenere questa serie con un bel po' di like, condividete, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, io vi saluto e noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!